สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้เรามาทำพาสต้าทูน่านะคะทูน่ากระป๋องง่ายๆค่ะเมนูอิตาเลียนก็มีง่ายๆก็เหมือนบ้านเรานะคะอยากใส่อะไรอยากชอบอะไรอยากใส่อะไรก็ใส่ลงไปนะคะเป็นพาสต้าหรือสปาเกตตี้นะคะเดี๋ยววันนี้บันจะทำพาสต้านะคะกระเทียมกับน้ำมันมะกอกค่ะกระป๋องนะคะสำหรับขายทุกคนเป็นอิตาเลียนไม่ยากไม่มีเครื่องปรุงเยอะมันก็จะใสนะคะมะเขือเทศทำให้ฟองมะเขือเทศมันสุกนะคะใส่น้ำมันประกอบเพิ่มนิดนึงค่ะเ
ใช้ก็เสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยผัดไทยนี่ค่ะเมนูผัดไทยเสร็จไป1เมนูค่ะเหลือหอยทอดวันนี้ทานผัดไทยหอยทอดค่ะครบสูตรเลยค่ะวันนี้พอลูกทานพาสต้าปลาทูน่านะคะAndiamo a Palermo ora udienza preliminare per il caso Open Arms in cui Matteo e Salvini è indagato per il reato di sequestro di persone in relazione al vietato di sbarco nell'agosto del 2019 di 300 migranti. Non ho agito da solo ma con il governo, ha commentato Salvini. Che poco fa la Matteo Salvini intorno alle 9.30 fa il suo ingresso nell'aula pubblica del carcere di Lucia Arena e rilascia dichiarazioni da pubblica il suo legale Giulia Bugnone. L'ex ministro dell'interno è indagato per sequestro di persona e omissione di atti d'ufficio per aver impedito alla nave della ONG spagnola Open Arms di attraccare a Lampedusa nell'agosto del 2019 a bordo 150 rimasti in mare. Sono buonissimi. Molte le richieste di restituzione di fatto civile. Quella della ONG spagnola, il punto deciderà di trascorrere il processo a carico del leader della Lega o il suo proscioglimento. A sentenza terminata, per Salvini non ci sono dubbi. Quello che accade oggi è incredibile, commenta. Nave spagnola, no a Malta, no alla Spagna, no alla nave militare spagnola, al di fuori di ogni limite, di ogni regola e della dignità anche degli ospiti, due dei quali in galera, 44 dei quali spariti, ma nella notte del Tribunale di Palermo, dove si sono celebrati i processi di mafia, c'è il ministro che ha difeso il suo paese e ha salvato le vite. Anche un presidio pacifista, oltre il cordone di sicurezza predisposto dalle autorità, più di un chilometro dall'ingresso di Banda Bunker, qualcuno deve rispondere di questa ingiustizia, gridano oggi i manifestanti di Open Arms. Negli Stati Uniti democratici all'attacco, pronti a chiedere l'impeachment per Trump, Twitter blocca definitivamente l'account dell'ex presidente. Da Washington l'inviato Dario La Russa. Buonissimo, Juan. Nancy Pelosi, presidente della Camera, rivolge un ultimatum a Donald Trump, dimissioni immediate, altrimenti messa in stato di accusa per istigazione all'insurrezione. Due giorni dopo, Trump condanna la violenza, fonti giornalistiche riportano di sue telefonate con i commissari repubblicani per bloccare la ratifica di Biden, addirittura mentre il Parlamento. Da questo edificio alle mie spalle, da Capitol Hill, il Congresso degli Stati Uniti d'America partirà all'inizio della prossima settimana l'attacco dei parlamentari del Partito Democratico a Donald Trump. Il presidente eletto Biden però frena. La decisione spetta al Congresso che sia. Teme che una richiesta di impeachment, che avrebbe oltretutto valenza politica più che operativa, divida ancora di più un paese che lui al contrario vuole pacificare e riunificare. Trump non verrà al mio giuramento, è una buona cosa, ironizza Biden, che preferisce di essere concentrato da subito su pandemia, economia e immigrazione. Il presidente in uscita rischia comunque una richiesta federale dopo le violenze in Campidoglio e si riaffacciano le voci sul desiderio di Trump di tentare di autoconcedersi una grazia, non è mai accaduto nella storia. Certo, non potrà attaccare Biden sui social media, da lui molto usati. Facebook l'ha sospeso fino al 20 gennaio, Twitter in via definitiva. Un aereo con 62 persone a bordo è scomparso dal radar 4 minuti dopo essere decollato dall'aeroporto di Jakarta, in Indonesia. Si tratta di un Boeing 737 della compagnia Sriwijaya, era diretto a Pontianak, nella provincia occidentale della Kalimantan. I testimoni raccontano di aver visto il velivolo cadere in picchiata in mare. Un centinaio di ragazzi. ได้ดีกระมาแล้วว่ามีแป้งทอดกรอบนะคะมันก็จะใส่ไป1ช้อนโต๊ะค่ะก็แป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะ1ช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะใส่รสดีด้วยค่ะทุกคนน้ำเย็นจัดนะคะ
ก็นำไปทอดเลยนะคะสำหรับ2ท่านค่ะทุกคนค่ะCozze e cozze. Musica e balli nel centro di metti la faccia solo. Di assembramenti per la pandemia, centinaia di ragazzi si sono dati appuntamenti. Tante le mascherine abbassate anche a Livorno. Vittorio Romano. Questo calamaro è più buono di l'ultima volta, o no? Quello che hai fatto il buongiorno due volte fa.
anche l'ultima volta perché è grave, forse quelli erano tolta, io non lo so, tolta come tu hai fatto prima volta, ah buona quella tolta, quello quando li sposasti tu, quando non te lo avevo fatto un altro, la prima volta che li hai fatto qui sono freschi, ma quella che mi ha cattivo questi qua, no qui sono freschi, io qui calato. Questo calamaro, questo? Più io ho preso l'anno, quello è più buono l'ultima volta o questo, adesso? Capito? Lui adesso è prima. Questo è freddo, come è colore il melone, ma no? Viola, che è fuori viola. Differenze anche per l'imputazione di omicidio qualcosa o quello che la sottoscrizione era arrivata già ieri sera con una nota della Cassazione per i familiari delle vittime, ancora una lunga attesa. L'addio del Strentino all'imprenditrice di origine etiope Agito Gidetta, uccisa da un mangiato pure tutti questi qua, 9 dicembre, Gabriele Carletti. Pattai mamma finita. La neve che avvolge le lastre, i ricordi, la che affatti alle gambe dei familiari. Mitero di Trento, il giorno dell'addio a Dario Gudetta, barbaramente uccisa nella sua casa bottega a Fassilongo da un collaboratore per uno stipendio non pagato. Perché non hanno dato lo stipendio, non hanno dato lo stipendio. Dietro le mascherine dei lacrime, chi ha conosciuto la pastore etiope, probabilmente un disciparso, tanti trentini. Lei era sempre...